got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. Ciao a tutti ragazzi, siamo Laura e Robin su un nuovo video. Ciao a tutti e ciao a tutti. No, ciao a tutti e ciao a tutte, scusate. Sì. Guardate quanto è bello mio maritino con la sua felpa. Forza, barba. Amore. Ovviamente tranquilli che aia, mi sono ripreso dalla tu voce, senti? Cioè mi sono ripreso in generale. Certo, purtroppo avrò un po' di catarro un po' qua bloccato nei polmoni. Io non te lo sento neanche, ma ok. No, perché per fortuna sto prendendo tutti i giorni il Bruchinolo, che è un propolis, cioè diciamo è tipo il Bisolvone, che appunto è questo medicinale che ti calma la tosse. Sì, sì, che però medicinale no, che si prende appunto in farmacia, che appunto tu prendi per appunto calmare la tosse e per fare in modo che i bronchi o i cioè bronchi in generale ti si liberano dal catarro, sì, e appunto il catarro, esatto, o te lo sciogli o te lo fa eliminare, cioè, cioè nel senso non è che tu scatarri perché è schifo, cioè, però no, ovviamente quando mai non so devi tossire o quando già devi soffiare il naso, cioè senti se, sì, se appunto ti stai liberando, sì, esatto, inizi a vedere che viene via lo sporco. Quindi eccomi qua che sto molto meglio, anzi sto bene. Sta bene, non sto molto meglio, sta bene. E qua finalmente dopo mesi e mesi vedo il mio migliore amico Nico, quindi se Nico vedi questo ciao video, ciao ciao Nico, sarete, saluto anch'io. Sì, perché era mesi che non vedevo questo mio migliore amico, anzi grande migliore amico, quindi che cavolo. Che cavolo. Quindi? Niente, quindi oggi amore cosa andremo a registrare? Vediamo di bello. Sei stato attento, cosa facciamo oggi? No, non sono stato per intero amore attento. No, sto ad essere molto attento perché se mi scordo, se mi dimentico di registrare un video, mia moglie mi ricenza. Ma non è... Oh! Amore! No, scherzo. Comunque, oggi, come bene avete letto anche voi dal titolo, andremo a registrare che cosa? La meme challenge. Ah, no. Mimo. Ecco. Talmente entusiasta, spontaneo di dire appunto. Vai tranquillo, che ma ti confondi. Il Mimo Challenge. Bravo, bravo. Mimo, che significa, ragazzi? Penso che tutti voi lo sapete. Spiego cosa io nei fan. Sì, ecco, spiegare a mia moglie, appunto, io con le parole non sono per niente bravo. Vabbè, neanche io, però ci provo, fammi capire. Comunque, la Mimo Challenge, sicuramente, raga, vuol dire che una persona, guardate, comunque, che una persona, appunto, in questo caso io e lui a turno, pensa a un verbo, una parola e deve invece che dirla a voce deve mimarla, quindi farla con i gesti. In realtà mimo per quello. Piccolo esempio, leggere ma non un libro, cioè faccio finta come ma non un libro e mi metto così. Ecco, e questo vuol dire leggere. Questo leggere. Per cantare ti metti lì così. Sì. La, per quello. Mangiare. Vabbè. Bere e così via. Ovviamente raga comunque facciamo comunque comunque rappresentiamo comunque dei verbi comunque ovviamente semplici, non è che andiamo a complicarci la vita, sì, esatto, e a mimare dei verbi un po' complicati perché non è facile semplice. Quindi ecco, cioè non è per niente semplice sia dal punto di vista di chi appunto fa il meme ma anche dall'altra, cioè, parte capirlo, da chi fa appunto il mimo, scusatemi, e da chi appunto quindi deve indovinare, perché non è semplice, cioè uno può dire ma sì dai una roba semplicissima, no. Cioè, devi anche metterti esatto nella testa di quell'altro e dire cavolo però cosa sta mimando in questo momento, esatto, cosa sta facendo, quindi chi parte di due? Te, l'ospite, lui. Va bene, sì, perché siamo in casa di mia moglie, quindi partirò io, va bene. Vai ospite. Vediamo un po'. Puoi anche guardarti in giro, nel senso a utilizzare anche gli oggetti che hai qua. Avere caldo. Bravissimo, amore. Giusto? Avere caldo, stare caldati. Ragazzi, questo gesto l'ho sempre fatto io al lavoro, quando magari ero lì sotto il sole a disturbare, poi magari sotto il sole, ero lì così, madonna, che caldo. Allora, faccio io? Vai, amore. Aspetta, sto pensando cosa fare, ok. È difficile. Telefonare. Esatto. Vai. Ma stai già iniziando a mimare o no? Certo, amore. Aspettate, fammi guardare bene così. Pensare. Bravissima, amore. Giusto, era. Ok. Se mi metto così, penso. Esatto. A
posto. Poi, aspetta, cosa posso fare? Ah, aspetta, c'è me. Vuoi dare? Sì. Vai. Puoi anche prendere gli oggetti. Perfetto. Cioè, tanto la challenge è quella. Soldi? Pagare? Esatto. Ah, non avevo capito, ho visto che ti ho dato fuori la banconota, ma non avevo capito. Ho fatto così, per dire, ok. Ok, aspetta, però insomma, vecchio, devo fare per forza con questo, se no non scrivo veramente. Aspetta. Scrivere. Ecco. Hai detto scrivo che ne hai da polla. Vabbè, rifaccio un cinetto. Scrivere. Vai. Vediamo un po'. Esultare? No. Cos'è? Bravo? Applaudire? No, t'arrendi? Sì. Il mister, l'allenatore. Vabbè, scusate. Ho fatto cambio, sì, gol. Poi, ho capito così. Dai, mister. Non era. E il mister, perché dice, vedi là. Cioè, è stato bravo, aspetta. Non mi sparisce. Non sai. Bravo, Maria, non me l'hai dato mai il TV, sai che non mi piace per niente. Vai. Puoi anche alzarti per fare le cose, nel senso bere. Bravissimo. E beh, sono facili, dai. Aspetta. Dormire. Esatto. Salutare. Oh. Andare. Esatto. Ah! Uscire. Ah, è vero, faccio quella miseria. Sono andato lì dove c'è la porta ad aprire, cioè a far finta. Saltare. Sì. Sussurrare. No. Bisbigliare. Sì, esatto. Ok. Ma è veramente difficile. Beh, abbiamo fatto tutte le robe semplici, amore. Eh? Abbiamo fatto tutte le robe semplici. Sì, lo so, però. Aspetta. Leggere. Leggere. Sì. Vai. Porca miseria. Oh, che amore. Ok. Se risolvi il problema. Vai. Ok, guarda la scenetta. Porca miseria. Scrivere. Più o meno ci sei. Aspetta. Perché non mi rispondi mai, porca miseria? Arrabbiarsi. No? Infastidirsi. Esatto. Ah, ok, non ho quando capito. Quando mai una persona mai non ti scrive, non ti... cioè non ti risponde. Ah, ok. E poi? Ah. Per gol? Sì. Vuoi far l'ultima? Sì, dai, va bene. Vai. Stiracchiare. Stamattina. Stiracchiarsi. Sì. A posto. Quindi nulla. Ma se non mi muore, amore. Allora, speriamo che queste. Posso dire? Sì, che questa challenge con queste scenette vi sia piaciuta. Certo, abbiamo fatto, diciamo, delle solamente scenette comunque semplici. Sì, perché diciamo, non è facile. No, ma oltre a quello, ma comunque diciamo che questo video, diciamo, è vero, è il primissimo video che ci è venuto in mente. Perché ci sono detti certi video possiamo fare. Quindi questo. Abbiamo buttato proprio
Lì appunto esatto, di provare appunto a fare questo argomento di video. Esatto. Quindi l'ho già persa, vabbè. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete tanti like, tanti commenti, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanellina che almeno non perdete nessuna dei nostri video. State attenti perché quando ovviamente sia che mettete i like e sia quando ovviamente cliccate sulla campanella molto spesso YouTube, vi fa arrivare ovviamente, la notifica. certo, non, certo, magari voi non vi accorgete, cliccate, poi cliccate sia sul like sia sulla campanellina, ma molto spesso YouTube appunto non è, ha questo bug che non fa arrivare nessuno dei due, quindi controllate spesso, piuttosto mettete più volte, tipo mettete like, piuttosto vi arriva il messaggio scritto hai già messo il like, però almeno siete più tranquilli. Esatto. Mi raccomando, condividete dappertutto il video e Sì. anche il canale, che almeno cresciamo più in fretta. Esatto. Mi raccomando, ancora più importante, ragazzi, fateci sapere giù sotto nei commenti un po' di vari argomenti, Vario come ti vari. piacerebbe vedere sul canale, che Esatto. siano challenge e altre cose. O anche videogiochi, che è vero, purtroppo è vero, abbiamo portato FIFA in una maniera, diciamo, proprio sbagliata, Sì. perché portarvela così sul finale di stagione, ma anche in una maniera che non mi ha neanche spiegato. Cioè, Esatto. anche io sono stato il primo che ho detto, ma anch'io, Che cavolo, ho senso aveva? sempre fatto video sui videogiochi, sulle carriere allenatore. Mi sono proprio detto, cavolo, questa volta quando ho portato appunto la carriera allenatore l'ho portata molto, cioè sbagliando, perché sono partito di ragazzi, nuova carriera, si viaggia, però iniziata, devo solamente concluderla. Cioè, così non è portare una carriera. No. Cioè, portare una carriera significa da zero, all'inizio da Dall'inizio alla zero, fine. fai scegliere ai vari iscritti, ai vari fan, appunto, quale squadra utilizzare e tutto il resto, ma non come abbiamo fatto noi. Quindi adesso ci penseremo bene appunto per Esatto. portare una nuova carriera, ma su FIFA 23, Fate in un altro modo. però fatta decisamente in un altro modo, cioè nel senso fatta bene, non è così. E Esatto. niente, e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo Video. ciao.